Ciao a tutti ragazzi, sono Mattiz e bentornati sul mio canale. Eccoci qua tornati finalmente con un nuovissimo video di Fortnite. Da come avete letto dal titolo, oggi andrò a mostrarvi qualcosa che forse non sapevate di poter fare su Fortnite. Sto parlando di qualche trucchetto, qualche impostazione poco conosciuta in questo gioco, ma che voglio farvi conoscere. Mi raccomando ragazzi, se volete altri video del genere dovete lasciare un like proprio in questo momento. Io direi di non perdere tempo, passiamo direttamente in games. Passiamo in games. Ormai la mia bocca dice quello che vuole. Io ormai non la comando più. Per mostrarveli credo proprio che andrò però nella modalità parco giochi, che è un po' più semplice. Ah sì, comunque la skin di oggi, quasi dimenticavo, è sempre centro, che ho shoppato nel video di ieri. Forse non avrei dovuto dirvelo, perché se non l'avevate visto ve l'ho spoilerato. Però l'ho shoppata nel video di ieri. Una cosa molto importante prima di cominciare è distinguere due tipi di persone. Infatti ci sono le persone che conoscono questi trucchi e li utilizzano durante le partite per vincere, giustamente, mentre c'è chi li conosce soltanto, cioè il sottoscritto. Diciamo semplicemente che senza un po' di pratica e senza un po' di allenamento questi trucchi vi torneranno, cioè più che altro vi dimenticherete di usarli in partita, capito in che senso? Però io ve li voglio mostrare e voglio imparare a usarli anche in partita, quindi entro la fine del 2019 proverò a farcela. Per il primo trucco sarebbe very good riuscire a trovare un cecchino. Ah, aspettate, ma io sono nella modalità parco giochi, quindi... Sì, in effetti mi ero dimenticato che qui ci sono i cecchini. Anzi, c'è addirittura il Barret, meglio di così. Il primo trucchetto non so se lo conoscete, ma a mio parere è molto utile da utilizzare quando volete uccidere con il cecchino. Anche se in realtà si può utilizzare qualsiasi arma alla fine. Infatti vi consentirà di riuscire a mirare un nemico, quindi cercare di spararlo con il cecchino, però senza essere presi. Significa che voi lo riuscirete a mirare, ma per lui sarà molto ma molto difficile uccidere. Quello che sto facendo adesso non c'entra nulla. Infatti una cosa è ad esempio mirare un nemico con il cecchino, così avete praticamente la testa più mezzo busto esposto e quindi la probabilità che il vostro nemico vi prenda, soprattutto se siete nabbetti come me, è molto alta. Però un'altra cosa invece è fare così: costruite una scala, la modificate in questo modo, mettete un muro qui, fate la finestra esattamente qua dietro, in realtà ho sbagliato, guardate un po' qui che figata, boom. Avete questo spazietto qui, ovviamente potete anche farlo salendo, ovviamente più salite e meglio è, fate una cosa del genere, fate così, da sotto fate il buchetto alla finestra e guardate qui che figata. Avete praticamente questo mini buco in cui è possibile fare spam e colpire il nemico. Alla fine la visuale è abbastanza ampia, quindi che ne so, partite da qui, riuscite a mirare tutto fino a qui. Che ne so, tipo, sto in questa situazione, faccio track, mi metto qui, lui facciamo finta che è il fiocco di neve, bam, distruggiamo il fiocco di neve. Una cosa però che sono curioso di farvi vedere è la visuale del vostro nemico. Però mettiamo che effettivamente il nemico si trovi qui, dove vi ho fatto vedere prima. Che ne so, magari lui fa così, sbam. Guardate dove deve riuscire a capire che deve sparare. Il buchetto è esattamente questo qui. Oppure, mettete che il nemico si trovi qua, ad esempio... Lui deve riuscire a essere veloce, prendere la mira e prendere questo rettangolino. Anche se poi in effetti è molto facile lisciare. Mentre effettivamente la nostra non si fa per niente così, ma la nostra visuale sarà questa qui. Beh, diciamo sì che ci si sente un pochino più al sicuro guardando solo questo rettangolino, essendo coperti da tutta sta parte. Poi ovviamente fate così. Questa è la prima cosa che forse non sapevate riguardo ai trucchetti di Fortnite. Ah, mi raccomando, ricordatevi di farmi sapere nei commenti quanti di questi trucchi già conoscevate e soprattutto se ne conoscete altri da consigliarmi in modo da realizzare un altro video. Solo se questo però raggiungerà i 15.000 mi piace. Un altro trucco riguarda le chest. Questo ve l'ho mostrato anche in un video di non so quanti mesi fa e molti mi avevano detto che non lo conoscevano. Io questo diciamo che lo uso in ogni partita perché è semplice da ricordare ed è abbastanza utile, diciamo. Mettete che state andando a pinnacoli, sbam, atterrati in questo momento, ci sono tre nemici qui, esattamente tre nemici, una cassa, quindi un'arma per tre nemici. E diciamo che un'arma non basta per tutti, quindi dovete sapere che il modo per prendere per primi un'arma nella cassa, visto che non so se a voi è capitato, ma sono sicuro che almeno una volta nella vita vi sia capitato di vedere la vostra arma, proprio l'arma della cassa che aprite, sfilata dalle mani per colpa di un nemico che arriva. Se voi vi mettete a destra della cassa, quindi in questo punto qui, e l'aprite, guardate qua, sbam,
prendete direttamente la cassa e lasciate tutto il resto. Questo perché ogni chest, adesso ve lo mostro anche con qualche altra cassa, semplicemente perché quando aprite una cassa l'arma vola come tutti gli altri oggetti, però esce sempre verso destra. Quindi voi quando aprite la cassa cercate di mettervi qua, fate così, spam, e prendete la cassa. Non dovete mettervi troppo a destra e dovete ricordarvi di guardare la cassa però. Ad esempio qui si dovrebbe trovare la cassa. Non spaccate con il barret. Dovete prendere l'arma, vi mettete qua, spam, prendete subito l'arma, avete visto? Proprio per farvi vedere che l'effetto è proprio questo, io clicco quadrato una sola volta in modo da prendere soltanto l'arma. Ovviamente premendo quadrato all'infinito prenderei tutti gli oggetti, soltanto che non si capirebbe quale prendo per primo. Allora lo faccio l'ultima volta, proprio da farvi vedere che io premerò soltanto quadrato e prenderò subito l'arma senza prendere le altre cose. Faccio così, mi avvicino, spam, arma. Vabbè, in questo caso ho preso pure i colpi però. Dovrebbe essere una cosa quasi sicura, cioè ogni volta che lo faccio riesco a prendere subito l'arma. È abbastanza figo, vi consiglio di utilizzare questo trucchetto perché potrebbe esservi utile in tutte le situazioni, praticamente ogni volta che andate a pinnacoli pendenti, secondo me. Un altro trucco che in realtà non è che potrei farvi vedere benissimo perché dovrebbe esserci un nemico, facciamo che il nemico in questo caso sia un M4, è quello che vi permetterà di entrare in, magari che ne so, un nemico si sta curando, sta dentro un cubo, vi permetterà di entrare senza che lui faccia in tempo a ricostruire il muro. Ecco, magari sperando che il fortino sia costruito in legno però, perché sennò è un po' più difficile. Ciò che dovrete fare sarà costruire questo e rompere e subito entrare così. Avete visto che ho avuto una specie di spinta? Questo perché il nostro personaggio avrà attraverso la scala una specie di spinta mentre spacca ed entra, molto veloce, che il nemico non, il nemico non ci potrà fare nulla. Ve lo faccio rivedere. Il nemico è chiuso qua, noi siamo qui, costruiamo la scala sopra di noi, rompiamo e subito entriamo così. Mentre adesso non so se si vede benissimo la differenza. Se io faccio così e poi entro così, vedete che ci metto di più? Semplicemente perché senza la scala sulla testa io salto più in alto e quindi perdo più tempo. Mentre facendo così, avendo la scala che ci farà sbattere la testa, fai così, spam, e sei subito dentro. Io questa cosa sinceramente l'ho provata pochissimo e ogni volta funziona. Diciamo che o il nemico c'ha il dito super veloce che non manco flash è capace di premere così velocemente, oppure è veramente molto molto difficile non entrare. Ovviamente però dovete ricordarvi una cosa, cioè che appena entrate, poi spam, dovete subito sparare il nemico perché lui comunque vi potrà uccidere, eh. Diciamo che quelle che vi faccio vedere sono tutte piccole cose che se però vengono messi insieme nel modo giusto sono capaci di essere molto ma molto utili per farvi vincere. Comunque anche questo terzo trucchetto abbastanza utile. Io veramente adoro fare queste cose. Il problema è che durante le partite non le faccio, perché dai, alla fine durante le partite cambia tutto ragazzi, è abbastanza difficile ricordarsi tutte ste cose. Cari miei amici giocatori da console, sto per rispondere a una domanda che mi fate in ogni video. Io pensavo che fosse una cosa scontata, invece in ogni video c'è almeno una persona che mi scrive una cosa: come poter prendere un oggetto e avere l'arma direttamente a sinistra mentre i consumabili direttamente a destra. In che senso? Nel senso che se io prendo l'arma, vedete lì in basso, nell'inventario mi va a sinistra, mentre se io vado a prendere uno shield, una cura, il medikit, quello che vi pare, andrà direttamente tutto sulla destra. Questo ovviamente, visto che noi non abbiamo i tasti della tastiera con cui selezionare le armi dell'inventario, ci torna molto più comodo avere le armi tutte quante a fianco, no? Questa cosa la potete fare semplicemente dalle impostazioni, infatti vi basterà andare qui. Eccolo qui, proprio in questo punto, aspettate che ve lo faccio vedere bene. Noi qui ci troviamo a opzioni controllo, scendiamo giù 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 e al penultimo troviamo ordina automaticamente i consumabili a destra. Se io metto no, succede proprio questo, che i nostri consumabili, ad esempio questo medikit, spam, andranno a sinistra. Mentre se io lo butto e rimetto i consumabili così, sì, spam, tutto quanto a destra. E questo è utile perché tutte le armi in realtà vi andranno a sinistra. Oddio, da quant'è che non lancio una shockwave? Ok, ora che abbiamo imparato anche questo trucco, voglio ricapitolarvi un po' tutto facendo tutto di fila. Attenzione, Mattiz, prepara la scala, fa così, spam. Prepara il buchetto, spam. Attenzione, cecchino, vede il nemico, 3, 2, 1, boom, ucciso. Oh yes! Attenzione però, perché qui non si era accorto che c'era una shockwave dentro a curarsi dentro un fortino, quindi io faccio la scala. Preparo a spaccare, 1, 2, 3, entro direttamente dentro e boom! Sì! Proprio così!
Senza dimenticare però che devo anche prendere un'arma, quindi vado a destra e mi vado a prendere subito la mia pistoletta silenziata. Certo, ovviamente il trucco di prendere prima l'arma è utile, però io vi consiglio che se avete tempo di prendere anche una slurp nel caso, eh. Se pensate che il vostro quad sia veloce, vi sbagliate di grosso. Dovete sapere che c'è un modo per andare così veloci con il... Questo non era previsto. Dicevo che c'è un modo veramente fantastico per andare molto più veloci quando siete in volo con il quad. Infatti, vediamo se riesco. Non è assolutamente così, eh. Era giusto per mostrarvi la situazione. Infatti, se voi farete così... Ok. Poi rifarete così. Ok. Riuscirete a volare all'infinito... Senza mai toccare terra. Guardate quanto sto andando in alto. Di nuovo così. Ok. Praticamente poco prima di capovolgervi vi dovete rimettere dritti e sperare di non cadere. Ok, qui ho dato una... Guardate, cioè ho attraversato tutta la mappa, raga. Vabbè, poi ovviamente con un minimo errore vi ritroverete a terra. Dai, dai, ce la devo fare. Ce la devo fare. Ce la devo fare. Ok. Ok. Vai. Così. Guardate qui. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vai. No, troppo, ragazzi. Dovete stare attenti a non capovolgervi troppo, perché sennò succede questo. Comunque c'ero riuscito di nuovo. Allora, io riempio sto posto di dinamite, eh. Fatemi sapere se per voi va bene. Via, giù. Uh. 20. Io li avevo levato seriamente 20. Ho lanciato uno stereo. Vediamo cosa succede. Ok, il nemico è scappato. Oh yes, fuori un altro. Scaracca, dov'è? Ho visto uno scar. Gente che si spara ancora. Termine, butto un altro. Spero che ce n'è un altro di nemico. Eccolo. Aspetta. No, sì, eliminato anche lui. Tutto grazie a questo stereo. Via, via. La cosa divertente è che ho aperto soltanto una cassa e non c'era nessun nemico che ha provato a fregarmela, però siamo morti. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero soprattutto che almeno uno di questi trucchi non lo conoscevate e che da oggi vi sia utile. Mi raccomando, condividete il video ad almeno un vostro amico, attivate la campanella delle notifiche e passate in descrizione che c'è il mio profilo Instagram. Andatemi a seguire tutti. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video e ciao ragazzi!